di dov'è? Io sono dal Marocco. Disoccupato al momento? Sì, disoccupato da 10 anni. Speriamo che trovo con questo reddito di cittadinanza si trova qualcosa. Lo aspettava, insomma, questo reddito di cittadinanza? Ci dico la verità, sto aspettando il lavoro. È il lavoro che è una cosa importante. Meglio di questo reddito di cittadinanza. Lei al momento è disoccupato? Sì, 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 sono disoccupato purtroppo. Però vi dico la verità, proprio detto da cittadino italiano. Pure se non si può dire, è una presa per il c***o questo reddito di cittadinanza. Ma dateci un lavoro, cioè, è fatto un po' per avviare al lavoro, no? Lei dovrà accettare il lavoro che le, daranno. Sì, perché poi all'improvviso esce tutto sto lavoro? Quella è la domanda. Cioè, mo che esce il reddito di cittadinanza e daranno questo sostegno, questo aiuto? Usciranno tanti posti di lavoro allora. Com'è andata? Speriamo che è andata bene, non te lo so dire. Questo qua è il foglio che comunque ho compilato tutto, ho lasciato i miei dati, le mie cose, comunque non ho lavoro. Sì, in teoria dovrei prendere questo reddito. Aspettiamo e vediamo. Lo aspettava da molto questo reddito? Cioè, ci credeva? Io ci credo. Sinceramente adesso dirti domani c'ho i soldi, questo non te lo posso dire. Però ho portato avanti queste cose, ne ho veramente bisogno. Non sono sotto lo stato di famiglia dei miei genitori, sono da solo e quindi presumo che mi spetta di diritto, presumo. Poi come le spetterà di dovere andare a lavorare qualora... Esattissimo, esattissimamente. E non vedo l'ora, sinceramente, perché un po' mi sto arrugginendo a stare a casa. Lei ha figli? Io sì, la mia compagna. Può essere importante per lei e la sua famiglia questo reddito? Importantissimo, è importante. Speriamo che mi sistemo perché ne ho veramente bisogno, giuro. La situazione qua alle poste com'era? L'ha trovata ordinata, precisa? Sì, sì. Ho dato tutto e questo qua è il foglio. Io sono abito qua, io sono napoletano, i miei genitori sono di Napoli, però sono cresciuto qua, cioè sono nato qua io. Questo numero qua che cos'è? Questo è un codice di richiesta dove appunto attesta che io sto aspettando il reddito, no? Poi arriverà una carta, però penso il 21 aprile. La carta arriva qua all'ufficio postale e la deve ritirare? Sì, sì, però questo è il mese prossimo. Cosa deve fare adesso? Non deve andare al centro dell'impiego per fare ancora lì da loro. Una domandina, basta. Dal Marocco, ma sono cittadino. È cittadino italiano, sì. Quindi può prendere appunto il reddito. Quasi 35 anni sono in Italia. Attualmente è disoccupato? Disoccupato dal 2015. Che lavoro faceva? Raffineria petrolica. 20 anni di lavoro di raffineria petrolica. È l'unico che lavora in famiglia? L'unico che lavora, la famiglia sono fermo. E quindi questo reddito, insomma, è importante? Speriamo, importante per me, per aiutarti a me e a mia famiglia. Poi lei sa che vi saranno 3 offerte di lavoro che dovranno arrivare. Se mi danno, io sono pronto per fare il lavoro. Quali saranno le spese in cui occuperà di più questo reddito, secondo lei, a livello familiare? L'economia familiare, l'affitto, la luce, il gas e il mangiare.